Beni comuni e uso civico collettivo. Da Napoli parte la sfida culturale di queste inusuali accezioni della proprietà fondate sulla tutela immediata di alcuni diritti costituzionali. All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici una lezione magistrale di Stefano Rodotà ha chiarito i fondamenti giuridici e le prospettive di attuazione dei beni comuni, che con la loro portata innovativa mettono in discussione due capisaldi ideologici della modernità, cioè i concetti di sovranità e di proprietà. Ha parlato il sindaco del comune che ha dato base giuridica alla serie di perché il rapporto politica-cultura ha bisogno poi dei passaggi istituzionali. È inutile che questo dato, e sono passaggi molto difficili, che richiedono anche un po' di coraggio politico. Molti i testimoni chiamati a raccontare le esperienze e le sperimentazioni concrete sul territorio napoletano, che in alcuni casi hanno ricevuto il sostegno dell'amministrazione comunale. Io ho apprezzato molto tutta la relazione di Rodotà e mi ha inorgoglito il fatto che ha citato come esempio le delibere del Comune di Napoli che hanno dato dignità giuridica a un processo che è culturale e politico, cioè quello di dare valenza ed espansione ai beni comuni, beni fruibili da tutti, di cui nessuno ne può avere una gestione privatistica e di cui per la prima volta attraverso un comune, e quindi non il legislatore, si è dato piena espansione ai diritti primari della Costituzione repubblicana.